mago si è redirto, cioè anche perché poi quello che è successo dopo 30 secondi su una punizione esistente abbiamo preso questa defezione con Morgandi e già gli abbiamo fatto cambi, ma pensavo che ci lucesse, invece la squadra poi ha reagito bene, anche se abbiamo dovuto fare tre cambi che poi non ci sono ancora dopo, però la partita la stavamo facendo, abbiamo fatto secondo me nelle difficoltà una buona parte del primo tempo, anche soffrendo abbiamo preso il pareggio, poi la squadra ha fatto molto bene, molto più positiva, ci siamo messi 4-3 e abbiamo fatto due gol meritati, siamo andati sul 3-1, poi lì, poi visto la partita abbiamo, credo, nel migliore momento nostro, dove abbiamo creato le possibilità di fare il quarto gol e il quinto, l'avversario era in balia nostra, e poi un episodio, se tu ti ricordi bene, sta palla che rimbalza da metà campo, invece di attaccarla l'abbiamo lasciata scorrere, l'assist di testa, ci siamo ritrovati sul 3-2 che ha riaperto questa partita per nostre colpe, e poi succede sempre così, quando ci ho preso un bagnato, l'episodio del rigore credo che non ci fosse, poi se l'arbitro ha deciso di darlo va bene, per rigore secondo me non c'era proprio, però questa era la giornata. E dopo, quando siamo andati addirittura sul 3-3, l'inerzia è cambiata, nettamente, non mandava con noi, poi sul 3-3 loro hanno preso molto coraggio, grande autostima, non credevano di farci due gol perché stanno comandando la partita. Però ho detto l'inerzia cambia, ci siamo messi a 5 per non perderla, sono sincero. Invece, nonostante tutto, ci siamo messi in una condizione più guardinga, però dovevamo rimanere sempre alti, erano 5-2, invece ci siamo messi in quella maniera, invece noi abbiamo messo altri due gol, che non esiste, siamo troppo fragili mentalmente e questa è una cosa che mi preoccupa, però a livello tecnico-tattico abbiamo messo la partita perché abbiamo fatto una cosa, ma 3-2 sono nostre regole e quindi ci hanno costruito una partita e noi siamo scesi, e non mi vergogno di dire che una partita così non è un gioco, io non l'ho persa mai, devo chiedere scusa ai tifosi per la figura, ma per 70 minuti ho visto una squadra, una buonissima squadra che ha fatto il cambio dopo 30 secondi, ho visto una buonissima squadra. Mi hai chiesto come si fa a girare la partita in questa maniera, se non so dirtelo, perché è successo oggi, è incredibile questa bellezza del calcio, però ci abbiamo messo in grande risultato.